Buongiorno ragazzi, oggi tratteremo l'argomento dei soggetti di diritto. Vedremo cosa vuol dire essere soggetto di diritto, vedremo quali sono i tipi di soggetti di diritti che sono riconosciuti tali nel nostro ordinamento giuridico e tratteremo prima le persone fisiche e le capacità che sono attribuite alle persone fisiche, cioè la capacità giuridica e la capacità ad agire. In una seconda parte tratteremo la questione relativa all'incapacità ad agire, cioè a quei soggetti che non sono ritenuti idonei a compiere atti giuridici in modo autonomo, e poi tratteremo dell'altra categoria di soggetti di diritto che sono le organizzazioni. Ecco, iniziamo con la distinzione tra i vari soggetti di diritto, anzi iniziamo con individuare il significato del termine soggetto di diritto. E la prima cosa che dobbiamo dire è che i soggetti di diritti sono i destinatari della norma giuridica. Ciò significa che coloro che in un ordinamento giuridico sono considerati soggetti di diritto possono essere titolari di diritti e di doveri, per semplificare. E nel nostro ordinamento sono considerati soggetti di diritto sia le persone fisiche, tutte le persone fisiche, sia le organizzazioni. All'interno delle organizzazioni distinguiamo due grandi tipologie, quelle con personalità giuridica e quelle senza personalità giuridica. Le organizzazioni senza personalità giuridica vengono chiamate anche enti di fatto o enti non riconosciuti. Iniziamo ora a trattare dei soggetti di diritto persone fisiche. E le persone fisiche sono gli esseri umani che nascono vivi. E pertanto sembrerebbe abbastanza scontata questa definizione, e invece non lo è. Non lo è perché se voi vedete questa figura, vedete degli schiavi. E le società in cui sono è accettato lo schiavismo, prevalentemente le società dell'antichità, ma anche società molto più recenti, come l'America, gli Stati Uniti d'America, che accettavano appunto lo schiavismo fino a qualche anno fa, insomma, alla fine del Settecento, consideravano le persone fisiche, alcune di esse soggetti di diritto, i liberi, e altri, gli schiavi, oggetti del diritto. Quindi non è scontato dire che le persone fisiche sono tutte soggetti di diritto. E in più c'è anche da sottolineare l'indicazione della vitalità, cioè la persona fisica è un essere umano quando nasce ed emette il primo segno di vitalità, cioè respira, perché altrimenti non è considerato appunto in grado di acquisire la capacità giuridica e quindi di divenire titolare di diritti e di doveri. Ecco, a tutte le persone fisiche, al momento in cui la persona nasce e emette appunto questo atto di vitalità, è riconosciuta la capacità giuridica. La capacità giuridica è quindi l'idoneità astratta a divenire titolari di diritti e di doveri. E vedremo che la capacità giuridica è disciplinata dall'articolo 1 del Codice Civile, il quale nel trattare appunto quell'attribuzione di questa capacità, di questa idoneità astratta a diventare titolari di diritti e di doveri, prende in considerazione anche la posizione del concepito, cioè di quella persona che si sta formando e ancora non è diventata tale. E vediamo subito che nell'attribuire la capacità giuridica al momento della nascita, il legislatore però fa salva la possibilità di attribuire dei diritti anche al concepito. Tuttavia, i diritti che possono essere attribuiti al concepito, per poter essere acquisiti effettivamente, sono subordinati all'evento della nascita, cioè è necessario che la persona, il bambino, nasca vivo per poter acquisire i diritti che gli sono stati riservati nel corso della sua gestazione.
Ecco, anticipiamo subito quindi che le persone fisiche sono dotate di due capacità, una che si acquista al momento della nascita, che è la capacità giuridica, e l'altra che si acquista al compimento della maggiorità, che è la capacità d'agire. Ecco, vediamo bene che cosa stavamo dicendo appunto della capacità giuridica. Allora, in primo luogo, ridefiniamola. La capacità giuridica è l'idoneità astratta a divenire titolare di diritti e di doveri. Cosa significa astratta? Significa che è una potenzialità. Non tutti i soggetti possono essere titolari di tutti i diritti e di tutti i doveri. Certamente nel momento in cui si nasce, tutti si diventa titolari dei diritti legati alla personalità, cioè il diritto alla vita, il diritto al nome, il diritto all'onore, il diritto all'integrità fisica. E si può divenire titolari di eventuali diritti patrimoniali, ma normalmente questo non accade. Ma naturalmente l'entità dei diritti che sono attribuibili al soggetto dipenderà dallo svolgimento della vita del soggetto. Tuttavia, appena si nasce, immediatamente si acquistano i diritti della personalità. La capacità giuridica, come dicevamo prima, è prevista dall'articolo 1 del Codice Civile, il quale, come si diceva appunto precedentemente, prevede la possibilità di conferire dei diritti di natura prevalentemente patrimoniale al concepito, ma come si diceva prima, questi diritti sono subordinati all'acquisto di questi diritti, sono subordinati all'evento della nascita. Ecco, qui trovate il testo dell'articolo 1 del Codice Civile inserito nel libro 1, che è il libro delle persone e della famiglia, in cui si dice che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. E tutta questa problematica innesta la possibilità di discutere sul problema dell'interruzione della gravidanza, sul problema del momento in cui inizia una persona a poter essere considerata tale. Per l'ordinamento giuridico italiano, la persona diventa tale solo nel momento in cui nasce. Ecco. Ora vediamo l'altra capacità che è attribuita alle persone fisiche, e cioè la capacità d'agire. È prevista dall'articolo 2 del Codice Civile ed è una capacità di compiere autonomamente atti giuridici in grado di produrre effetti giuridici nella propria sfera, e quindi di accrescere i propri diritti e i propri doveri o diminuire i propri diritti e i propri doveri. Quindi, per l'esercizio concreto della capacità d'agire è necessario che la persona sia in grado di valutare l'importanza degli atti che eventualmente deve o desidera porre in essere. È per questo che la capacità d'agire non si acquista al momento della nascita, ma si acquista al momento in cui viene ritenuto mediamente capace un soggetto di valutare l'entità dei propri interessi, e questo momento è individuato con, diciamo, la maggiore età, con l'acquisizione della maggiore età, al compimento del 18° anno per quanto riguarda il nostro ordinamento. Ci sono però dei rapporti giuridici, così come è previsto dall'articolo 2 del Codice Civile, per i quali il momento in cui è possibile esercitare diritti e dei doveri inerenti appunto a questi rapporti è diverso rispetto al compimento del 18° anno. E in particolare l'articolo 2 fa riferimento ai diritti e ai doveri inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro. Per questi diritti e doveri, diciamo, l'età che può essere considerata corretta, giusta, insomma, che è sufficiente per poter esercitare i propri diritti e i propri doveri, è stata spostata al 16° anno. Quindi la capacità d'agire in tema di svolgimento di rapporto di lavoro la si acquista al compimento del 16° anno di età. Dicevamo che il sistema, l'ordinamento giuridico prevede anche delle situazioni in cui una persona non è considerata capace di agire.
tutti coloro che sono nati hanno la capacità giuridica, non tutti coloro che sono nati hanno la capacità ad agire. Questo perché abbiamo visto che, per esempio, fino al compimento del 18° anno di età, salvo casi particolari in cui l'età cambia, non si acquista l'idoneità a poter agire in nome proprio e in modo autonomo. Questa la si acquista al compimento del 18° anno di età. A volte, tuttavia, anche al compimento del 18° anno di età, questa capacità d'agire o non è riconosciuta o viene tolta per motivi che ora andremo ad analizzare. Allora, ci sono quindi dei soggetti che sono considerati incapaci di agire. Attenzione, perché l'incapacità d'agire è diversa dall'incapacità di intendere e di volere. L'incapacità d'agire è proprio la circostanza di non poter esercitare autonomamente i propri diritti e i propri doveri e quindi non poter compiere atti giuridici che incidano sulla propria sfera giuridica. Ecco, possiamo distinguere due grandi categorie di incapacità d'agire: l'incapacità assoluta e l'incapacità relativa. L'incapacità assoluta prevede l'impossibilità di compiere qualsiasi tipo di atto giuridico autonomamente. Sia di straordinaria sia di ordinaria amministrazione. E nel momento in cui un soggetto incapace avesse necessità di compiere un atto giuridico, dovrebbe essere sostituito da un rappresentante legale, che potrebbe essere un genitore nel caso di minori oppure un tutore nel caso di maggiori di età. Invece l'incapacità relativa consente di compiere in modo autonomo atti giuridici di ordinaria amministrazione. Mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario essere affiancati da un curatore. Gli incapaci assoluti sono i minori di età e gli interdetti. Gli incapaci relativi sono i minori emancipati e gli inabilitati. All'interno della categoria degli interdetti possiamo fare un'ulteriore distinzione, che è quella tra interdetti legali, che sono coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore ai 5 anni. E quindi l'interdizione rappresenta una pena accessoria. E gli interdetti giudiziali, che invece sono coloro che sono affetti da particolari, diciamo, malattie o comunque infermità, tali da non consentire loro di valutare o di poter valutare in maniera corretta l'importanza degli atti che intendono porre in essere o che devono essere posti in essere. E quindi in questo caso l'incapacità viene comminata a tutela del soggetto per evitare che assuma su di sé obblighi o comunque che compia degli atti che siano dannosi per la sua situazione patrimoniale. L'incapacità relativa invece per quanto riguarda i minori emancipati sono coloro che hanno compiuto il 16° anno di età, ma non sono ancora maggiorenni, e che il giudice tutelare ha autorizzato a contrarre matrimonio. Gli inabilitati invece sono coloro che sono affetti da una patologia un po' meno grave rispetto a quella che prevede l'interdizione e tuttavia appunto sono affiancati dal curatore per effettuare questi atti di straordinaria amministrazione. Ecco però. Ora andiamo nel dettaglio a individuare queste diverse tipologie di soggetti. Allora, dicevamo minori di età. Minori di età sono coloro che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. Coloro che sono minori devono essere sostituiti nella loro azione giuridica, nella loro attività giuridica, da un rappresentante legale che normalmente consiste nei genitori. E se invece i genitori non ci sono o non sono in grado di appunto provvedere agli interessi dei figli, viene nominato un tutore anche per i minori di età. Gli interdetti, dicevamo, si distinguono in queste due categorie: interdetti legali, che sono coloro che hanno subito una condanna o una pena detentiva superiore ai 5 anni, e gli interdetti giudiziari. Ecco, vediamo adesso quando un soggetto viene dichiarato interdetto. Viene dichiarato interdetto quando è affetto da una patologia o psichica o fisica che gli impedisce di valutare in maniera corretta l'entità e il valore degli atti giuridici che potrebbe essere chiamato a compiere. È una situazione grave e che deve essere valutata caso per caso dal giudice.
Gli incapaci assoluti, appunto, nella loro azione, vengono sostituiti dal rappresentante legale, che nel caso degli interdetti è sempre un tutore, e nel momento in cui vengono compiuti atti giuridici senza che siano rispettate appunto le regole di sostituzione, quindi se l'incapace compie atti giuridici, gli atti giuridici compiuti sono annullabili. Gli incapaci relativi, abbiamo detto, sono i minori emancipati e gli inabilitati. I minori emancipati sono coloro che hanno compiuto i 16 anni ma non hanno ancora compiuto i 18 anni e vengono autorizzati dal giudice tutelare a contrarre matrimonio e essi possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione in modo autonomo. Per quanto riguarda quelli di straordinaria amministrazione, che sono quelli che vanno ad accrescere o a diminuire il patrimonio, devono essere affiancati da una figura che li supporti, che è il curatore. Gli inabilitati invece sono coloro che sono affetti da patologie non tanto gravi da essere dichiarati interdetti, ma che comunque in determinati momenti non gli consentono di poter valutare appienamente l'importanza e il valore degli atti giuridici. E queste patologie possono essere o delle malattie non così gravi da determinare l'interdizione, ma che comunque comportano delle situazioni importanti, gravi e comunque importanti, quali per esempio l'epilessia, quali per esempio la dipendenza da qualche sostanza stupefacente che chiaramente può portare a dei momenti di incoscienza, la dipendenza dall'alcol, sono soggetti che possono essere dichiarati prodighi, cioè coloro che non sanno valutare il valore del denaro e quindi lo sperperano in modo, privo di, senza una particolare valutazione appunto degli atti che compiono. E anche loro, nel momento in cui devono fare degli atti di straordinaria amministrazione, devono essere affiancati da un curatore. Anche in questo caso, gli atti eventualmente compiuti dall'incapace senza il supporto del curatore sono annullabili. Adesso, negli ultimi anni è stata introdotta una figura ulteriore, nuova, in particolare attraverso la legge 9 gennaio del 2004, la numero 6, è stata introdotta la figura dell'amministrazione di sostegno. Gli amministratori di sostegno sono coloro che si occupano della gestione del patrimonio o comunque di come dire, provvedere agli interessi di coloro che si trovano momentaneamente, temporaneamente, in condizioni di difficoltà dovute a una malattia o dovute ad altre tipologie di difficoltà e sono impossibilitati a provvedere in modo autonomo e personalmente alla gestione del proprio patrimonio. E quindi l'amministratore di sostegno è un soggetto di supporto nei confronti di chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Sono figure che non sono incapaci, chiaramente, ma potrebbe anche essere un momento che anticipa la dichiarazione di incapacità. Normalmente sono anziani o disabili, ma anche appunto tossicodipendenti, o alcolisti, o comunque persone che, non possono, anche perché affetti da una malattia allo stato terminale o una malattia comunque che momentaneamente li rende impossibile provvedere autonomamente ai propri interessi. È una figura estremamente diversa rispetto a quello del tutore e del curatore, perché si occupa generalmente della gestione appunto di un patrimonio nel suo complesso e nel caso in cui debba essere chiesta la nomina di un amministratore di sostegno che comunque è dominato dal giudice e bisogna presentare un ricorso appunto al giudice competente. Altra categoria di soggetti di diritto nel nostro ordinamento sono le organizzazioni. Come dicevamo all'inizio della nostra lezione, le organizzazioni possono essere di due categorie, con personalità giuridica o prive di personalità o senza personalità giuridica. Ma l'organizzazione che cos'è in realtà? L'organizzazione è un complesso di elementi personali e reali, cioè un complesso di persone fisiche e di beni, che vengono destinati al raggiungimento di un obiettivo comune appunto ai partecipanti, quindi di uno scopo,
che è condiviso dai membri di questa organizzazione. Ci sono tre elementi che normalmente sono presenti e sono l'elemento personale, cioè la pluralità di persone, l'elemento reale, e cioè l'elemento materiale rappresentato dal patrimonio destinato appunto al raggiungimento di questo scopo, e l'elemento teleologico che è rappresentato proprio dallo scopo in sé, dall'obiettivo comune. Un'organizzazione può essere un'associazione che ha uno scopo di promuovere un'attività sportiva, oppure un'associazione culturale, oppure una fondazione, oppure una società, cioè ci sono diverse tipologie di organizzazioni. Normalmente, ovviamente, poiché le organizzazioni non sono persone fisiche, vi partecipano persone fisiche, ma non sono persone fisiche, per agire, per esprimere la loro capacità d'agire, è necessario dotarle di organi, organi che sono in grado di manifestare la volontà dell'ente. Le organizzazioni, così come le persone fisiche, sono dotate di capacità giuridica e capacità d'agire. Nel momento in cui un'organizzazione ha anche personalità giuridica, questa viene acquistata quando l'organizzazione, una volta costituita, viene riconosciuta da parte dello Stato. Vediamo quali sono le classificazioni a cui facevamo riferimento. La principale classificazione è quella che vede la differenza tra persone giuridiche e enti di fatto, cioè organizzazioni non riconosciute e prive di capacità di personalità giuridica. Dunque, le organizzazioni, anche persone giuridiche, sono totalmente autonome e hanno un'autonomia patrimoniale perfetta, autonome rispetto ai soggetti che vi partecipano. Questa autonomia patrimoniale perfetta fa sì che i partecipanti sono impegnati soltanto per la quota che conferiscono. Questo sarà particolarmente rilevante nell'ambito della distinzione tra le società di persone e le società commerciali. Le organizzazioni non riconosciute e quindi prive di personalità giuridica hanno un'autonomia patrimoniale perché sono dei soggetti di diritto, ma sono dei soggetti di diritto dotati di autonomia patrimoniale imperfetta e quindi il loro patrimonio non è totalmente autonomo rispetto a quello dei partecipanti, dei soci o degli associati. Ecco, altre classificazioni che possiamo fare in questa sede, è quella tra organizzazioni collettive pubbliche e private. Quelle pubbliche sono gli enti pubblici e, sono tutti dotati di personalità giuridica e hanno delle finalità di interesse pubblico. Quelle private, sono di due categorie, appunto, come abbiamo visto, con personalità giuridica possono essere associazioni, fondazioni o società di capitali. Senza personalità giuridica possono essere associazioni non riconosciute, comitati e società di persone. Ecco, per quanto riguarda le organizzazioni, questo sarà un argomento che svolgeremo nel dettaglio l'anno prossimo, quando parleremo delle società commerciali in particolare e distingueremo appunto le società di capitali dalle società di persone. Ecco, per ora, concludiamo il discorso sui soggetti di diritto e vi auguro buono studio. Arrivederci.